Ciao a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Scipazzì. Allora ragazzi, volevo fare un approfondimento su questo titolo perché secondo me ne può valer la pena, in attesa appunto di decidere che cosa fare, se serie, miniserie o se vi basta questo ulteriore approfondimento. Allora, qua abbiamo le varie missioni che possiamo fare, quindi devo consegnare del materiale da costruzione, questo grocery, se non riesco a capire che tipo di prodotti siano, comunque questo ci pagano 15.000, questo sempre 15.000, quindi è uguale. Io volevo capire un attimo dove poter comprare sinceramente delle barche, laddove fosse possibile, ma onestamente non ne ho idea, perché io volevo comprare magari una barca nuova, qualcosa, ma non so sinceramente dove si possano comprare. Non ne ho la più pallida idea. Vabbè, facciamoci un'altra missione. Allora, mi ispira questa. Ah, c'è anche quella delle medicine. Allora, portiamo magari medicine o tools. Portiamo le medicine, dai. Tanto ci dà sempre la stessa cifra in termini di, diciamo così, di guadagno. Quindi prendiamo le nostre medicine, direi che ce ne andiamo sulla nostra barchettina e siamo pronti per partire. Se ce la faccio a scastrarmi dalla come si chiama, dalla scala, che non riuscivo. Ok, allora toglimi il dock, perfetto, quindi andiamo un attimo indietro, facciamo così. Ok, e adesso devo capire però dove bisogna andare. Per dove devo andare? Dove cacchio devo andare? Io, scusatemi. Aspetta, non so assolutamente dove devo andare. Ah, qua devo portarle le medicine. Ok, portiamole. Allora, rimuovi qua. Rimuovi questa. Ok, e mettimelo qua. Più o meno dovremmo esserci. Quindi dovrebbe essere tecnicamente. Sì, ma non continuo a non capire dove sia. Dovrebbe essere in teoria di là. In linea di massima dovrebbe essere di là, quindi cerchiamo di andare. Madonna, è difficilissimo comunque pilotare la barca, ragazzi, è difficilissimo. Allora, tecnicamente dovrebbe essere lì, giusto, dove c'è questo simbolo blu, esatto. Quindi in linea di massima dovrebbe essere quasi 500 e qualcosa metri, quindi direi che ce ne andiamo di qua e vediamo, ragazzi, se sì, lo so, sto remando al contrario, ma fa niente, vediamo se riusciamo, perché io, come detto, vorrei comprarmi una barchetta, fosse possibile, una barchetta almeno a motore, un gommone, che cacchio ne so, datemi qualcosa di un attimino più performante, perché qua barca a remi è bella, è da pilotare perché è divertente, però magari vorrei qualcosa di un attimino più sciccoso, sinceramente, quantomeno che non mi faccia venire le braccia grosse come quelle di Schwarzenegger, non sarebbe effettivamente male. Allora sì, devo andare dritto per dritto e dovrei andare a beccare il coso. Sono 380 miglia, quindi va bene, giriamo un po' così, se no piglio qua il molo, perfetto. E poi a questo punto proverei ad andare in qualche altro molo che c'è qua vicino, perché visto che ce ne sono diversi, magari ci dà possibilità di comprare qualche barca. Beh, non ne ho la più pallida idea. Intanto portiamogli l'aste medicine. Tanto dovremmo avere il molo qua vicino, esatto, lo vedete in basso a sinistra sulla mappa. Ci stiamo andando, come detto, di sedere, però comunque ci stiamo andando lo stesso. Tanto in linea di massima, da quanto ho visto remare o di qua o di là, insomma, non è che cambia la velocità, di conseguenza va bene anche così, perché c'è il simbolo qua della boa, quindi tecnicamente dovrebbe esserci, credo, il negozio dove comprare le barche. Boh. Non ne ho la più pallida idea, ma vediamo, come detto, se effettivamente di qua. Perché poi, come avete visto, insomma, con le barche possiamo fare diversi tipi di lavoro, anche i lavori di salvataggio, che quelli mi interesserebbe molto vedere. Quindi, allora, a me non dispiace assolutamente come simulatore, perché, come detto, dà la possibilità di fare tante missioni diverse e quindi di diversificare il lavoro, per cui non è solo un discorso consegna piuttosto che naviga, pesca o quant'altro, ma hai la possibilità di fare veramente tante tante cose e secondo me questa è un'ottima cosa, insomma, un'ottima particolarità, perché quantomeno non siamo limitati a fare sempre solo lo stesso tipo di attività, ma ribadisco, si possono fare veramente tante cose differenti. Allora, adesso devo doccarmi, quindi andiamo di qua. Vabbè, mi docco di qua, che così almeno siamo un attimino più vicini.
Ok, quindi andiamo ancora un zicchino in più avanti. Tac. Perfetto, in teoria qua mi dovrebbe far doccare. Ok, buona. Allora, con la F usciamo dalla nostra barchetta, quindi andiamo a consegnare il nostro carico. Qua te lo devo mettere, oh, sì, perfetto. Piazza, tac, e abbiamo completato la nostra missione. Ci ha dato un po' di soldini, ottimo. Ok, ragazzi, no, niente, alla fine ho dovuto ricaricare il salvataggio perché non l'ho assolutamente, non lo trovavo da nessuna parte. Giuro, giuro, non lo trovo più da nessuna parte. Quindi, vabbè, fondamentalmente mi ha tolto i soldi della missione, giustamente, perché è come se non l'avessi fatta, però fa niente. Più che altro perché adesso la missione, va bene, comunque voi l'avete vista. Io volevo capire come stradiamine si fa. Ah, ok. Rescue service, ok. Quindi, ma e qua mi dà qualcosa? Cioè, non riesco a capire se mi dà anche la barca o meno. È questo che non riesco sinceramente a capire. Perché qua abbiamo le missioni, la banca o il service. Rescue service, posso anche fare. Proviamo, facciamo get service, ma questo credo che sia semplicemente una cosa che ho comprato per andare forse nei porti, cioè che mi raccattano se praticamente ho problemi. Comunque noi stiamo qua dove c'è Rost. Sì, fino a qua mi fa piacere, ma io vorrei capire come si comprano le barche, perché come detto mi piacerebbe far qualcosina in più, provare per l'appunto la pesca. Ma non ho idea di come si faccia, perché ci sono anche tutte queste cose da imparare a utilizzare, insomma, gru e quant'altro, ma non ho idea di. Ah, forse questo, aspetta, forse l'ho trovato. Aspetta, aspetta, che forse l'ho trovato. Sì, mi sa di sì. No, allora, qua dove si ripara, credo la barca, è figa però sta cosa, eh. No, vabbè, possiamo anche lavarla. Ma che figata. Bella sta cosa, cioè possiamo anche lavarla. Ok, quindi dobbiamo attivarla. Ok, e poi possiamo anche lavare la barca. No, vabbè, bellissima sta cosa. Molto bella, ragazzi. Cioè qua possiamo fare praticamente tutta la manutenzione alla nostra barca. E credo che qua ci faccia anche comprare le barche. Oh, finalmente. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. 44.000, già potremmo prenderla volendo. Cargo fishing for sale. Quindi questa la potremmo comprare. Va bene. No, ma io vorrei. Scusami, ridammi un attimo il computer. Ok. Allora, bot, io volevo andare avanti, però, se mi fai vedere tutto quello che hai. 99.000 costa questa. Porcaccia boia. Service bot. Ma io comprerei questa quasi quasi. Roster, no. Scusa, io questa la chiamo assolutamente Artemio. Eh sì, e no. Black, no. Magari me la dai white. Che è più bella. Perfetto. E abbiamo la nostra barca Artemio. Guarda qua che spettacolo. Mamma mia, che figata. Molto bella questa cosa. Come esco di qua? Aspettate, fatemi uscire un attimo perché adesso voglio vedere. Oh, eccola qua. Finalmente, ragazzi, abbiamo la nostra Artemio, la nostra barca. Vediamo solo un attimino com'è, ragazzi, poi fatemi sapere. Come detto, sulla base di quello che vorreste vedere su questo titolo, io sinceramente vorrei andare avanti, anche perché qua possiamo fare un trasporto decisamente più cazzuto. Non mi dispiace assolutamente anche come messa internamente, molto carina, devo dire. Volevo capire. Ah, qua posso mettere il throttle, quindi ha addirittura tutte le cose. Cioè tutte le leve interagibili. Abbiamo la start, così abbiamo messo in moto, abbiamo il clacson. Basta, basta, oh, stoppate un attimo. Qua non so cos'è, qua no, non è interagibile, questo no. Però tante cose sono. Ah, qua possiamo dormire, perfetto. Ok, come faccio a pilotare? Qua abbiamo il logbook. Ok, molto interessante questo. No, sto guardando se avevo anche altre cose, ma direi di no. Ok, possiamo fare undock e a questo punto possiamo tranquillamente, oh, finalmente andare in giro con la barca motore, che è decisamente, decisamente un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Molto bella, devo dire, la fisica della barca mi piace tantissimo, è veramente, veramente fatta bene.
cioè come modello di navigazione proprio, è molto realistico perché comunque impiega parecchio a rispondere ai comandi, perché giustamente insomma stiamo parlando comunque di una barca molto più grossa ovviamente rispetto a quella di prima remi, quindi devo dire che non mi dispiace assolutamente, solo la visuale esterna che è un po' laggosa e boh, scatta una, cioè vibra proprio un po' la barca, è una visuale strana, secondo me devono sistemarla, però comunque vabbè, a parte questo devo dire che è molto molto bella. Qua regoliamo per l'appunto la potenza, quindi possiamo tranquillamente lasciarla qua. Come faccio io a uscire? Ah ok, con la F esco, quindi posso diciamo così parcheggiarla dove voglio lasciando il motore acceso e o spegnendo anche il motore chiaramente, e vado a fare tutti i miei lavori che devo fare, quindi molto figa sta cosa. Questa è una cosa che mi piace veramente veramente un sacco. Se io adesso volessi usare questo, posso metterlo? Io non so cosa sia sto coso e come diamine si usa, non ne ho open auto. Ah ok, è tipo una canna da pesca praticamente. What? Non sto capendo. Cosa devo fare? Devo premere quando è verde? Credo. Ok. Sembra che sta facendo qualcosa di strano, però non è così. Sì, ma quindi cosa ho fatto io in tutto ciò? No, si è rotta! Ma porca miseria, sì, si pesca così qua praticamente, ok? Si pesca così, con la E si tiene giù, poi compare questa sorta di minigame che ci fa... Ah, ok, sì, qua tiriamo su, diciamo, la lenza. Non avevo mai visto questo tipo di pesca, sinceramente, poi io sono abbastanza ignorante in materia, quindi... Ok, tac, 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 tac. Tac, tac, vabbè, basta andare a tempo, fondamentalmente è abbastanza facile. Sì, dobbiamo stare attenti che la tensione, vedete che aumenta colore man mano che tiriamo. Dobbiamo stare attenti a non romperla, quindi il pesce man mano si stanca. Qua, beh, questo grazie al fatto che ho provato un po' di giochi di pesca, quindi non bisogna tenere premuto compulsivamente il sinistro, perché sennò la lenza si spezza e... ed è finito, quindi quando vedete si colora di giallo vuol dire che c'è troppa tensione, quindi dovete mollare, mentre adesso ad esempio tensione non ce n'è, adesso sì. Quanto cacchio è lunga? Oh, l'ho tirata giù a 800 metri di profondità sta cosa, dai, tira su. Ok, no, troppa tensione, troppo. Ma quanto cacchio ci vuole a tirarlo su sto pesce? Che ho preso uno squalo, ho preso, che è un delfino, cos'è che ho pescato? Oh, dagli un po'. Cioè, è di profondità sta pesca, porcaccia boia. Oh, non tiriamo più su, Stiamo qua fino a dopodomani, io ve lo dico. Poi, prendetevi tempo, ragazzi, perché qua... Ok, aspettate che il pesce si calma. Stavo leggendo cosa c'era scritto sopra a sinistra. Per chi me l'ha chiesto, ragazzi, il gioco per adesso è solo in inglese. Non so mai se uscirà l'italiano, ma non credo. Però, vabbè, è piuttosto comprensibile, ecco, non è che c'è un grande problema di comprensione del testo, insomma le missioni sono parecchio semplici, poi comunque viene indicato sulla mappa la zona di consegno, comunque quello che dovete fare, quindi è abbastanza semplice come cosa. Qua mi dice sempre di premere il sinistro, effettivamente sta girando il coso, quindi teoricamente dovremmo esserci, ma cioè, veramente quanto l'ho tirata giù sta lenza? Soprattutto il cacchio di pesce che non si sta... Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Abbiamo preso il pesce, non ci credo! Fe, che mo' mi si rompe adesso. Madonna, che cacchio abbiamo preso? Cacchio abbiamo preso su? Dai! Sì, ma tiralo su. Ok, l'ho preso. L'ho preso, credo. Non l'ho preso il pesce. No, non mi dire che non l'ho preso! Ma non so come si faceva a prendere! Ma porca miseria! Ma porcaccia miseria! Dai, cacchio, l'avevo preso! Ma l'avevo preso, ma mannaggia me, mannaggia. Come faccio a togliermi il gadget dalle mano? Non lo so. Ridammi la mano, le mano voglio io, e non mi ridà le mano. Non so come si faccia a togliere il gadget, perché ripremendo lo stesso tasto no, me lo cambia.
Vabbè, stiamo col trapano in mano che siamo molto minacciosi. Va bene ragazzi, comunque io direi che per il momento posso fermarmi qua con questo nuovo video dedicato a Ship at Sea. Come detto, ci tenevo a prendere una nuova barca, farvi vedere anche la barca motore e insomma con un po' di difficoltà, ma alla fine ce l'ho fatta a farvela vedere, a comprarla. Sono riuscito a capire dove si doveva comprare. Come detto, mi piace molto la navigazione, molto bella. Secondo me proprio il modello è come si muove in maniera realistica la barca, come risponde, la sua velocità, insomma è tutto molto realistico, quindi sicuramente molto bello. Sarà altrettanto bello secondo me anche affrontare appunto missioni un attimino più complicate, con magari trasporti maggiori, quindi dovremmo penso utilizzare anche quelle gru che ci sono nel porto per caricare tutto quanto, quindi molto molto figo. Possiamo anche accendere tutte le varie cose, quindi anche da questo. Oh, frena, frena zio, porca miseria. Ok, ho appoggiato un attimo. Quindi anche da questo punto di vista molto realistico, perché possiamo anche per l'appunto andare a... Che cacchio ho fatto? Tirano avanti e porca miseria, ho danneggiato già la nave. No, volevo vedere le luci, ma vabbè, adesso è giorno, mo non si vedono. Comunque molto bello che si può personalizzare, molto bello il fatto che sia per l'appunto tutto quanto o comunque buona parte insomma interagibile dentro in cabina, perché vedete che abbiamo il working, ok, quindi queste sono tutte le luci. Queste sempre le luci e questa è la lanterna, ok. Quindi fatemi sapere cosa altro vorreste vedere di questo titolo, io cercherò ovviamente di accontentarvi molto molto volentieri, per cui come sempre mi raccomando lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche, per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli.